Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo video per parlare un po' di Days Gone, perché sono profondamente arrabbiato con Sony. E voi direte perché? Adesso ve lo spiego. Ve lo spiego in un video che conterrà tantissime informazioni su Days Gone, ci spoilereremo addosso con violenza, per cui se non avete finito il gioco fermatevi qua. E c'è tanto da dire. Allora, partiamo col perché sono arrabbiato con Sony. Sono arrabbiato con Sony perché Days Gone aveva tutto il potenziale, tutte le qualità per poter diventare una delle nuove esclusive di punta del parco titoli PlayStation. Cioè, Days Gone poteva essere il nuovo Uncharted, Days Gone poteva essere il nuovo God of War, Days Gone poteva essere tante cose e non so concretamente cosa finirà con l'essere con gli anni a venire. Perché Days Gone è un prodotto in cui nessuno ha creduto realmente. Sony ha fatto finta, secondo me, di credere in questo gioco, ha fatto il minimo indispensabile per sostenere questo progetto e lo si vede chiaramente nel corso delle 30 e passa ore necessarie per portarlo a casa. È un gioco pieno, zeppo, traboccante difetti, ma se si riesce a guardare oltre a ciò che ha portato tanti a definirlo un fallimento, una porcheria, si può notare che in realtà di base è un prodotto straordinario, o meglio, che sarebbe stato straordinario se qualcuno ci avesse creduto un po' di più, se qualcuno lo avesse voluto rifinire un po' di più, se qualcuno lo avesse coccolato come merita, come progetto. Perché Days Gone ha dei punti di forza così evidenti e così cristallini da non poter essere ignorati. Degli elementi che lo rendono un gioco, secondo me, piacevolissimo, ma che non bastano per oscurare tutte le cose che adesso gioco non funzionano. Perché è un gioco dannatamente fatto male, sotto tanti punti di vista. Cioè, concettualmente è un gioco fatto malissimo. E capisco perché tanti all'epoca lo affossarono a livello di stampa. Capisco perché tanti all'epoca anche su YouTube ne parlarono male, perché effettivamente c'ha un sacco di difetti, cioè non funziona sotto tanti punti di vista, ha una progressione molto lenta, ha un concept di base in cui l'open world non c'entra assolutamente niente, perché l'open world è semplicemente un mezzo per allungare il brodo. Allora, Days Gone, secondo me, secondo l'idea che mi sono fatto, originariamente doveva essere un prodotto lineare. Cioè, senza l'open world non c'era probabilmente inizialmente. Lo hanno messo dopo, per giustificare un sacco di attività secondarie che potessero allungare il brodo. Perché dico questo? Perché Days Gone è un gioco che si regge sulla trama. Tutte le volte in cui tu ti trovi ad andare nell'immenso mondo in cui puoi fare cose, ci vai non perché ci sia qualcosa da fare concretamente, ma per raggiungere il punto A dopo essere partito dal punto B. Per tornare dal punto B al punto A è semplicemente un modo per inserire un sacco di dialoghi. Non ha un'utilità reale. Days Gone non è un gioco in cui succedono cose alla The Witcher. Non è che tu, andando in giro, incontri la quest secondaria che ti porta a fare per mezz'ora una cosa diversa. No, ci sono delle attività ripetute all'eccesso, allo stremo, all'insopportabile, semplicemente per giustificare la presenza di un mondo open world che però non c'entra niente. Cioè, sembra che uno, che ne so, che c'hai un buco che è così e ci vuoi ficcare dentro una capoccia intera. Non c'entra! Non c'entra, non c'entra, è quello. Invece ce l'hanno ficcata a forza, sta testa dentro a sto buchino, e ne è uscito fuori un uomo con una capoccia così. Che tu, diciamo che non è proprio il massimo dei paragoni, però spero se sia. È molto ambiguo, in effetti. Adesso che ho finito di dirlo, non è che mi sia piaciuto tanto, però vabbè. Spero se sia resa l'idea. Ecco il pongo, no? Uno, quando eravamo piccoli, giocavamo tutti col pongo, no? E spesso c'erano le formine di pongo e tu volevi mettere tutto il pongo, ma passava solamente un pezzetto di sto pongo. Ecco, e questa forse è un po' più bella come paragone. E di conseguenza è proprio brutto da vedere l'open world in Days Gone, perché non c'è niente che ne giustifichi l'esistenza. Perché le missioni funzionerebbero molto meglio e in maniera molto più gradevole se il gioco fosse stato strutturato con finale
Filmato narrativo, mi spieghi tutto quello che mi devi spiegare. Caricamento, mi porti nell'ambientazione in cui si devono svolgere le varie situazioni. La stessa struttura di Uncharted avrebbe funzionato da paura in Days Gone e invece no. Ci hanno dovuto ficcare a forza sto open world che non ci dice assolutamente niente, ma che anzi esalta in maniera disgustosa tutti quelli che sono i limiti della produzione. Una produzione priva di creatività. Una produzione priva di spunti interessanti a livello puramente ludico, perché le attività di Days Gone sono una palla insopportabile. Che io mi sono fatto piacere perché la parte narrativa mi aveva catturato, e ne parleremo, ma che restano una palla incredibile. Cioè tu vai in giro, passi tutta la fottuta esperienza a raccogliere cherosene, a raccogliere stracci per fatte le bende, a raccogliere munizioni sparse, pezzi di rottami per aggiustare la macchina e per aggiustarti le armi che continuamente si rompono. Cioè, l'open world serve a quello, a reperire materiali, a mettere benzina, avere questa cosa che ti allunga ancora di più il brodo, perché c'è la moto ma che va a benzina, con 100 metri se finisce pieno, per cui diventa tutto un esercizio di stile in cui vengono ripetute ossessivamente le stesse azioni senza uno scopo reale, se non quello di allungarti il brodo. Allora, un gioco come Days Gone, se avesse avuto il trattamento The Order, che è un gioco che io mi tiro fuori continuamente perché per me rappresenta un esempio di gioco fatto bene, perché era un gioco breve, conciso, concentratissimo nelle sue situazioni, in cui proprio la sua brevità, tanto criticata all'epoca, lo rese così piacevole. Perché era un gioco che se fosse stato allungato sarebbe stato una palla al piede, invece no, a me risultò piacevolissimo perché 6-7 ore era altissimo il ritmo, continuamente. Mentre Days Gone il ritmo lo ha bassissimo. Tu passi il tempo a zitta gente con un personaggio che chiacchiera, chiacchiera, chiacchiera. Allora, che sia funzionale a creare tutto un impianto narrativo è fuori dubbio, ma è strutturato e proposto male. Io non ne posso più di girare in moto e chiacchierare via radio con qualcuno. L'ho fatto per 30 ore. Se l'avessero condensato in 10 senza l'open world mi sarei divertito il triplo, vi sareste divertiti anche voi il triplo, e Days Gone sarebbe già, se starebbero a moltiplicare i titoloni con Ghost of Tsushima, Death Stranding e Days Gone 2 su PS5, sarebbe andata così. Purtroppo no, perché Days Gone, da gioco seguito male, probabilmente affrettato nello sviluppo, gli hanno detto: oh, dovete fare l'open world così possiamo buttarla in caciara e tiriamo fuori un titolo che è vendibile, perché lo è concretamente, un gioco altamente vendibile, altamente piacevole, rovinato però da una struttura generale che te li spacca continuamente, e sapete tutti a cosa mi riferisco. Per cui io sono arrabbiato, perché Sony, che uno dice vabbè, ma che c'entra Sony, non l'hanno mica sviluppato direttamente, ho capito, però ragazzi, le aziende produttrici, poi qui parliamo del titolo first party, quindi Sony ha avuto un ruolo primario nello sviluppo, le aziende produttrici in linea di massima supervisionano i progetti, ne valutano lo sviluppo passo passo e ne possono condizionare lo sviluppo mettendo o levando fondi, no? Cioè, ci rendiamo conto che questa cosa non va, ok, quanto vi serve per farla meglio? E si dà. La sensazione è che qui sia stata una questione di, ok, allora abbiamo The Last of Us 2 che non è pronto, abbiamo Ghost of Tsushima che richiede tempo, Death Stranding arriva quando Kojima ha finito di fare quello che deve fare, ci serve in esclusiva. Quanto tempo ci avete? Ci servirebbe un anno? No, ci avete 2 mesi. Io penso che sia andata così, onestamente. Cioè, a Sony serviva un'esclusiva vendibile, complessivamente giocabile, gradevole, ad aver rafforzato questa mia convinzione c'è il modo in cui Days Gone è stato gestito nel corso dei mesi. Ragazzi, io l'ho preso al lancio praticamente il gioco, e nell'arco di questi mesi sarà stato patchato con qualcosa come 150 giga di roba. Cioè, io praticamente ho scaricato 4 volte il gioco, con patch su patch, a botte di 20-30 giga di patch. Cioè, quante volte mi sono ritrovato durante la realizzazione della serie, che forse starete ancora vedendo, quante volte mi sono ritrovato a
dover rimandare la registrazione di un video, di un episodio, perché c'era all'improvviso una patch da 30 giga. Io magari avevo un'ora per registrare, per quanto la mia linea possa essere buona, 30 giga, sempre una mezz'oretta ci vuole, se non di più, appunto. Per cui da quello tu capisci che il gioco non funzionava bene, aveva un sacco di problemi e che gradualmente hanno dovuto metterci una pezza. Con costanti modifiche, aggiornamenti, cioè tutti i giochi vengono patchati. Ma credo che pochi raggiungano un totale di patch che sta sui 150, se non 200 giga. Perché ripeto, sarà capitato 5-6 volte che io abbia dovuto scaricare 20, 25, 30 giga. Cioè, quello ti fa capire com'è andato lo sviluppo. Per cui sono arrabbiatissimo con Sony perché è stata buttata un'IP. Che poi magari no, però la sensazione è che sia stata buttata un'IP. Dal potenziale enorme. Perché dico questo? Perché a livello narrativo Days Gone è una meraviglia. Cioè, Deacon St. John, protagonista di questa avventura, è forse uno dei personaggi più a fuoco dell'intero universo Sony degli ultimi 15 anni. Cioè, un personaggio estremamente umano, un personaggio con delle fragilità evidenti, un personaggio con un carattere e un carisma straordinario proprio alla luce del suo essere normale, ma non il normale alla Nathan Drake che ti deve far ridere per forza. Che è il classico avventuriero stereotipato per strizzare l'occhio a Indiana Jones. Cioè, Deacon St. John è un uomo normale, reale, buttato in una situazione folle in cui potremmo trovarci anche noi per assurdo e che reagisce a questa situazione esattamente come potremmo reagire noi. Con momenti di debolezza, momenti di smarrimento psicologico, momenti di follia, momenti di rabbia, momenti. È umano. Nel corso di Days Gone tu osservi tutto lo spettro delle emozioni di un essere umano, dalle più brutte alle più belle. La speranza, la voglia di lottare, la resilienza, la depressione, la tristezza, la rabbia, l'angoscia, l'abbandono. C'è tutto in Days Gone e non solamente. Per quanto riguarda Deacon, anche i personaggi secondari sono tutti o quasi ben caratterizzati e hanno un loro scopo preciso che si vede chiaramente nell'esperienza. Cioè, nulla è buttato lì a caso da un punto di vista narrativo. Il resto fa acqua. Fa acqua. Cioè, io penso che se Days Gone fosse stato un gioco lineare. Quindi buttiamo via sto maledetto open world che ormai lo mettono dappertutto. Con passaggi da ambientazioni circoscritte ad ambientazioni circoscritte. Con magari zone più ampie, per carità. Con le orde, ogni tanto zona vai a fare l'orda. Bene. Un ambiente bello grande, ma poi esci dall'ambiente e ti teletrasporti da un'altra parte. Che problema ci sarebbe stato? Cioè, Uncharted ci ha costruito la fortuna di centinaia di persone che l'hanno sviluppato con questo tipo di sistema. Grandi ambientazioni, ma circoscritte. Anche Uncharted ha avuto questo principio di open world, ma non generalizzato. Cioè, bisogna anche capire che se una cosa va di moda, non è che se va di moda allora si può applicare a tutto. Days Gone non è un gioco troppo autoriale da un punto di vista narrativo per funzionare con un dozzinale open world fatto coi piedi, perché è fatto coi piedi e fa tanto per buttarlo lì. E anzi che si regge a livello di variazioni climatiche, a livello di ambientazione, che comunque è gradevole da vedere nel complesso, però è fatto veramente male da quel punto di vista. Cioè, si poteva e si doveva fare molto di meglio. Quindi, il discorso è questo. E io non mi auguro che, visto che Days Gone sta vivendo una sorta di rinascita col tempo, cioè più va avanti il tempo, più gente si ricrede, più persone dicono, beh, però alla fine forse non era poi malaccio, che col tempo si possa meritare un sequel. Realizzato come si deve però, non fatto come è stato fatto questo. Perché se Sony ci credesse un po', ci investisse un po', potrebbe venire fuori un titolo indimenticabile. Non un buon gioco come quello che ho giocato. A me è piaciuto tanto, ma io perché ho gusti particolari riesco a vedere oltre. Ma un'analisi oggettiva di questo gioco mi impone di dargli un 7 se dovessi dargli un voto. Perché più di quello non può meritarsi. Ha tantissimi punti forti. A me personalmente è piaciuto da 9, perché riesco a mettere da parte tutto. Ma se devo fare il critico vero e proprio, è un gioco da 7, ma a voler essere buoni. Perché ha veramente tanti di quei difetti e tante di quelle limitazioni concettuali messe lì tanto per.
Cioè, io odio quando nei prodotti vengono messe cose per un fine che non sia quello ludico, per un fine che non sia quello di soddisfare il giocatore, per un fine che sia un sotterfugio per far piacere o per allungare o per modificare o per distorcere. Così no, così no. E in Days Gone è fatto troppe volte. Per cui, ricapitolando, gioco sicuramente meritevole che invito chiunque a provare, perché al netto dei suoi difetti, se si riesce a passare oltre a certe cose, è un gioco che si lascia giocare ed è anche ben fatto, però ha dei difetti abnormi che ne hanno rischiato di distruggere il futuro. Io ripeto, mi auguro che questa serie abbia un futuro, perché il personaggio sarebbe veramente un peccato mortale abbandonarlo così. Cioè, è uno dei personaggi migliori che si siano visti negli ultimi anni in ambito videoludico, e ve lo dice uno che, come ben sapete, gioca a 40 giochi al mese diversi, per cui ne vedo di prodotti, ne vedo di personaggi, ne vedo di atmosfere, insomma. Deacon St. John non lo dobbiamo perdere, perché potrebbe, cioè, potrebbe regalarci ancora tanto, secondo me. E mi auguro che Sony si possa redimere da questo punto di vista, dimostrando quella lungimiranza che spesso ha dimostrato, perché questa volta, secondo me, con Days Gone ha commesso un errore imperdonabile. Non so quali siano le ragioni che hanno portato a questo errore, ma l'errore c'è ed è astronomicamente grande. Per cui, aspetto di sapere cosa ne pensate voi, ma ciò non toglie che la rabbia sia tanta per un'occasione letteralmente e volontariamente sprecata di raggiungere l'eccellenza.